Il turno prenatalizio del campionato di calcio di Serie A regalato nella sedicesima giornata, spettacolo, emozioni e gol. Partendo dal posticipo serale di San Siro, dove tra Inter e Lazio è finita 2-2. I biancocelesti pagano il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo con la doppietta di Anderson, per poi subire prima l'accorciamento delle distanze con Kovacic e poi il pareggio nerazzurro con Palacio. Nel pomeriggio invece le emozioni erano arrivate da Marassi, dove la Sampdoria è stata costretta al pareggio dall'Udinese per 2-2. Vantaggio blu cerchiato con Obiang, poi nel corso del primo tempo, prima il pareggio friulano con Gheio e poi con Danilo il sorpasso, prima del definitivo pareggio blu cerchiato con Gabbiadini a pochi minuti dal termine. Spettacolare 3-3 tra Atalanta e Palermo con i siciliani verso la fine del primo tempo avanti 3-1, prima della rimonta firmata dalla doppietta di Dennis e poi con Morales e Vasquez. 1-1 divertente anche a Firenze tra Fiorentina ed Empoli. Vantaggio viola con Vargas, il pareggio dell'Empoli, sempre più rivelazione del torneo, con Antonelli. Bel successo invece del Torino sulla Genoa per 2-1. Grazie alle reti di Valche e Glick, mentre il Genoa nel primo tempo era passato in vantaggio. Il derby scaligero tra Verona e Chievo viene vinto dalla formazione del Chievo Verona con il punteggio di 1-0. Poco spazio per riposare, anche perché oggi è in programma la Supercoppa italiana a Doha in Qatar tra Juventus e Napoli.